Beh, salve fate di Alfea, come va? Come state? Spero tutto bene. Oggi, amiche, ci troviamo in un nuovo What Aetina Day. Oggi un What Aetina Day un po' speciale, un po' della domenica, perché vi farò vedere qualche ricettina nuova anche ora per colazione. E onestamente non so neanche io che cosa cucinerò durante questa giornata, quindi sarà un work in progress. Io mi sono svegliato da tipo 10 minuti, e infatti se mi vedete un po' particolarmente gonfio è quello il motivo. Oggi è il giorno prima che voi vedete il video, è domenica. Spero che il video che ho pubblicato ieri di sabato vi sia piaciuto. E prima di cominciare vi ricordo, amiche, di lasciare un likeino e un commento. Vi ripeto, può essere anche il commento più stupido, però aiuta tantissimo. Commentate con quello che volete e ogni commento è sempre ben accetto. Cliccate sul bottoncino iscriviti e siamo pronti per partire con questo What I Tina Day. Sembra che ho il camice, non lo so, per lavorare in gelateria mi spacco. Oggi, amica, per colazione andremo a fare i pancake. La mia ricetta veloce, così in 2 secondi. Io ve l'ho detto, non ho tempo da perdere. Ci sono tantissime cose da fare. Oggi sarà una giornata lavorativa pienissima. Vado a prendere gli ingredienti e vi dico come faccio i miei pancake a casa. Ecco, amiche, gli ingredienti che ci servono per questa ricetta: 2 uova, di cui useremo solamente l'albume, il tuorlo invece lo metto nel bicchiere, del miele e della farina d'avena che ho comprato all'Esselunga, amiche, costata un rene e mezzo, meglio su Amazon. Inizio subito la ricetta dei pancake proteici dividendo gli albumi dei tuorli, guardate la maestria, e vado a mettere il tuorlo nel bicchiere. Una volta fatto questo, vado ad utilizzare il miele. Mi raccomando, amiche, i tuorli che noi abbiamo conservato nel bicchiere si possono usare per una frittata. Vado a mettere 2 cucchiai di miele, potete utilizzare anche del sciroppo d'acero, come preferite. Io vado ad utilizzare questo miele che mi era stato dato da mia madre ed è miele fatto in casa dalla Sardegna, amiche. Utilizzo il miele perché comunque va a dare un po' di dolcificazione a questo pancake che altrimenti non sa di niente, sa di fieno. Ovviamente dito per togliere il miele che si incolla ovunque. Con una frusta, ma anche con una forchetta, sbattiamo il composto fino a formare una sorta di schiumetta e poi aggiungiamo 2-3 cucchiai di farina d'avena. A questo punto, amiche, potete aggiungere anche un pizzichino di lievito affinché gonfino. In questo caso io non ce l'ho, oppure potete utilizzare un pizzico di bicarbonato e lo attivate con 2 gocce di limone. Lo mettiamo in padella così come se fosse una crepe, rimarrà piatto. Ora quindi metto tutto nella padella leggermente oliata o imburrata e siamo pronti per la nostra colazione. Poi vi faccio vedere che cosa ci metto sopra. Eccoci qua, amiche. Allora, il pancake è pronto. Vi ripeto, si sarebbe gonfiato se avessi aggiunto il lievito e se ce l'avessi a casa, ma non ce l'abbiamo, quindi niente lievito. Ora vi faccio vedere che cosa ci metto sopra. Ho provato nelle scorse settimane diversi preparati e ho provato anche quello di Foodspring. Voi mi direte perché hai provato quello di Foodspring? Perché, amiche, l'ho trovato da Esselunga. Avete presente quando parlano di certi marchi che sono super sponsorizzati nel mondo palestra, fit, eccetera, li volete provare? Devo dire che il preparato per pancake di Foodspring era qualcosa di comodo, comunque dovevi solamente aggiungere del latte ed era pronto, cava un po' di sapore, ecco, aveva un po' sapore di fieno. Quindi in questa ricetta io ho aggiunto il miele per dargli un po' di carica. E ieri sono stato appunto da Esselunga e ho trovato questa crema spalmabile di Foodspring. Io, amiche, ovviamente tutto speso con i miei soldi, l'ho comprata io. È una crema proteica con nocciola e tipo cioccolato bianco. Che vi posso dire che questa è veramente, veramente buona. Io vado a metterla semplicemente sopra il pancake. Quindi abbiamo qua il mio tè caldo, qua il mio pancake con sopra la crema di Foodspring, siamo pronti per fare colazione, amiche. Quindi buona colazione e ora mangio tutto. Eccoci qua, amiche, pronte per il pranzo. Come potete vedere sono diverso rispetto a stamattina perché ho registrato dei contenuti ed è l'una precisamente. Amiche, è sempre così la mia mattinata, ho fatto tipo 4 lavatrici, ho fatto 10.000 cose, abbastanza movimentata la mia giornata. Ho registrato tipo un 4 TikTok, una cosa del genere. Ora è arrivato il momento del pranzo. Cosa facciamo per pranzo? Amiche, andiamo a fare delle
delle scaloppine di pollo con le zucchine. Quindi andiamo a prepararle, ma vi giuro è facilissimo. Come ogni volta, se ricreate una mia ricetta, taggatemi perché mi fa super 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 piacere. Quindi mi raccomando. Eccoci qua nella ricetta del pranzo. Io adoro comunque fare i voiceover. Iniziamo col tagliare le zucchine. Come avete visto, le taglio in dei cubetti abbastanza grandi perché altrimenti si sfalda, essendo la zucchina comunque una verdura abbastanza morbida. Quindi non fate cubetti troppo piccoli. Sono andata a tagliare due zucchine, ma potete tagliarne una come quattro, dipende un po' dalle quantità e dalle persone che avete a pranzo. Queste sono le zucchine, aggiungo anche della cipolla. Successivamente vado a prendere il mio petto di pollo e vado a passarlo nella farina, farina 00 classica, e vado a dividerlo in due perché era troppo grande, altrimenti nella padella non mi ci sta. Ho notato poi che alcuni pezzi di pollo erano troppo grandi, quindi ho deciso di fare dei bocconcini. Li ho tagliati a cubetti e li passo nella farina, anche questi li cuoceremo assieme. Ora passiamo ai fornelli. Per cuocere la nostra carne ho messo semplicemente un filo d'olio d'oliva sulla padella. Una volta che le zucchine sono quasi pronte, le metto nella stessa pentola, nella stessa padella, della carne e mescolo tutto assieme. Ultimo step, sono andata ad aggiungere del curry, così mi sono ricordato e l'ho lanciato, e anche un pochino di pepe e sale. Amiche, finalmente il piatto è pronto. Ovviamente dietro ne ho ancora. Generalmente questa ricetta io la faccio con il petto di pollo e i funghi. Non aggiungo il curry, questa volta ho messo petto di pollo, le zucchine, ho aggiunto anche il curry. Chissà che cosa ne è venuto fuori, perché non lo so neanche io. Ho aggiustato poi di sale e anche pepe. Vediamo. Pensavo che ci sarebbe stato bene il curry. Avrei dovuto accompagnare anche con il riso, però non ho voglia, ho fatto una quantità per 10 persone. Semmai avrò fame, faccio anche il riso, ma non penso. Post pranzo mi metto al lavoro e ci vediamo per la merendina, amiche. Pronte? Eccoci qua, amiche, cambio di nuovo look, ho tolto le lenti a contatto e ho messo gli occhiali perché stavo editando al computer. È arrivato il momento della merenda, sono le 5 precisamente, e a merenda una cosa super super facile. Qualche giorno fa sono stato da Aldi e ho preso questi budini tipo proteici. Avevo provato quelli di Lidl e se vi ricordate mi erano piaciuti tantissimo. Ho preso anche quello alla vaniglia, però quello alla vaniglia lo mangerò nei prossimi giorni. Ma non solo, mi sono fatto qua anche una bella, aspettate, una bella tisana nel mentre che lavavo i pennelli l'ho messa a fare. Questa è una tisana di Yogi Tea, che sapete che è uno dei miei brand preferiti di tisane, l'avevo scoperto da Strega Salamander, e questa è con zenzero, arancio e vaniglia. Quindi niente, amiche, questa è la merenda, devo ancora capire che cosa farò a cena. Vediamo, niente, quindi merenda time. Anche voi ora, mangiate, amiche, merenda, anche se quando uscirà il video sarà ora di pranzo, merenda. Allora, amiche, vediamo se è buono. Sto facendo la ripresa col telefono, vediamo se è buono il budino al cioccolato. No, bisogno di un altro. Amiche, nonostante sia un budino proteico, è buono. È uguale a quello di Lidl, infatti secondo me è lo stesso, solamente rimarchiato. 2 hours later. Beh, amiche, io sono appena rientrato a casa. Come avete visto, c'è stato un problemino, ecco. Devo dirvi la verità che mi vergogno tanto per questo. Sono le 23:21, non so se si riesce a vedere. Comunque sono le 23:21 e sono appena tornato a casa. Vi avrei dovuto far vedere la ricetta delle omelette che ho sperimentato in queste settimane per farla quanto più simile a quella parigina, ma purtroppo, amiche, come avete visto, cambio di programma. Io ve l'ho detto che la mia vita cambia continuamente e ve l'ho detto che le mie giornate sono sempre così, un po' incasinate. Fondamentalmente
Cosa è successo? Sarei dovuto uscire dopo cena, però mi ha chiamato la mia amica che lei appunto voleva fare aperitivo, eccetera, e quindi sono uscito, visto che non esco quasi mai qua a Milano, e quindi abbiamo fatto apericena, quindi abbiamo mangiato appunto quelle cose che avete visto nella clip che vi ho mostrato. Mi dispiace un sacco, vi dico la verità, però almeno questo è un what I did in a day realistico, quello che succede effettivamente nella mia vita. Spero che non ve la prendiate, vi giuro, mi dispiace tantissimo. Mi metterei anche ora a cucinare. Però effettivamente poi non mangerei ciò che ho cucinato perché sto per andare a dormire. Spero che non vi offendiate. Promesso che rimedierò la prossima settimana con un video What I Did in a Day bello succoso. Io vi mando un grande bacio, una buona giornata per voi, per me una buona notte. Perdonatemi ancora. Vi ricordo solamente che se avete voglia lasciate un commentino di supporto e ci vediamo al prossimo video, va bene? Che sarà un video trasformazione. Ciao amiche!